Domenica di luglio ci si sveglia e notizia di prima pagina, tragedia, morti quattro ragazzi, incidente stradale alle porte di Roma, a Roma Est, a un passo dalla nostra redazione, a un passo da Guidonia, da Roma, a Lunghezza. Un'auto si schianta e finisce in un fossato. Io e il mio collega abbiamo preso la videocamera, ci siamo recati sul posto, siamo vicino e abbiamo visto quello che è un qualcosa che si ripete molto spesso qui intorno a Roma e non solo, ma sappiamo che a Roma succede spesso perché c'è tanta gente, ovviamente a Roma ci sono milioni di persone, tanti ragazzi, tanti locali, parecchie strade pericolose. Alle 2:30, credo, alle 2:30 di notte in una via periferica di Roma che credo un po' buia perché comunque è fuori città, è una lunghezza, credo che sia comune a sé, ma probabilmente dove si trova il centro commerciale Roma Est, famoso. Proprio lì vicino, una strada, ci siamo stati, ecco, abbiamo pubblicato anche dei video sul canale ufficiale, diciamo. Questo è un canale. Così, un vlog, e siamo stati lì e abbiamo visto la disperazione di qualche parente. Sinceramente la disperazione viene a tutti perché finché si leggono le notizie, non conto, ma quando ci si va sul posto, si respira proprio un'aria brutta, si rende conto proprio della dinamica, di quello che è accaduto e si rivive sulla propria pelle anche quello che potrebbe essere successo e si pensa ai propri figli e si ha paura, no? Si ha paura di mandare i propri figli in macchina di notte. Io non so quanti anni avranno avuto questi ragazzi, penso intorno ai 20 anni, e devo dire, ricordo che la causa principale di morte sotto i 25 anni è l'incidente stradale. Perché è avvenuto? Io non ho visto frenate, siamo stati lì, io non ho visto frenate, cioè sull'asfalto, poi vedrete anche voi con i video, evidentemente c'era la strada in discesa, leggera discesa, asfaltata bene, quindi scorrevole, una curva leggera, però strada stretta. Secondo me c'è stato un colpo di sonno da parte del pilota, un attimo di stanchezza, alle 2:30 può accadere, soprattutto se c'è inesperienza, se c'è una birra, una, non lo so, ecco, sono delle ipotesi, però comunque certo non era a mezzogiorno e non era di lunedì, insomma era di sabato sera, sabato notte, quattro persone, forse la musica, forse la stanchezza, insomma, dato che non ci sono state frenate, bastano due secondi di occhi chiusi, di buio, e so, poi purtroppo si va nel buio, quello forse eterno. Tre sono morti sul colpo, uno è morto all'ospedale lì vicino. Si pensa alle scene poi ai genitori quando avranno avuto la notizia. Si pensa, il pensiero va anche ai soccorritori. Voi immaginate chi fa questo lavoro dell'ambulanza, no? Oppure dei poliziotti che vanno sui posti e trovano queste scene. Quindi, insomma. Questo video a che serve questo video? A parte dare la notizia e descrivere un po' un'esperienza, diciamo, semidiretta di una persona che è stata là a vedere un po' quello che è stata la dinamica. Succede purtroppo spesso e purtroppo non deve succedere. Non deve succedere e come fare? Non è facile. Non è facile innanzitutto più controllo. Certo, non si può controllare il mondo. Più controllo. La strada era perfetta. La strada, cioè, è quella. Si andava a 50 all'ora. C'è il cartello, l'abbiamo inquadrato a 50 all'ora. Per morire, insomma, sappiamo che 40-50 all'ora non si muore, insomma, saranno andati a, così, a occhio. 80, 90, 100, boh. E quindi controllo, educazione stradale,
ma soprattutto educare le famiglie, i padri, le madri, i ragazzi, per poi educare i ragazzi, a dire ai ragazzi guardate che si muore se voi andate la notte in giro e non state con le macchine, non state attenti, non siete lucidi. Quindi avere la coscienza, la consapevolezza che se uno ha sonno si deve fermare, ci facciamo guidare l'amico. Se uno ha bevuto, facciamo guidare l'altro. Se uno è così via, insomma. Poi purtroppo gli incidenti succedono, però insomma, morire così perché gli occhi si chiudono per la stanchezza o perché chissà quale altra cosa e morire 4 persone di 20 anni non dovrebbe accadere, insomma, anche perché non c'erano altre macchine, non c'erano situazioni stradali di pericolo. Io sono stato lì, l'ho visto, non è che si andava a 50, insomma, la responsabilità è stata in chi ha guidato, senza dubbio, insomma, dai fatti che ho visto. Quindi educare chi guida e anche gli amici, insomma, le famiglie di chi guida, ma poi tra l'altro la macchina non era neanche del ragazzo, era attestata la madre. Quindi questo, si tratta di educare per evitare queste immani tragedie, perché 4 ragazzi significa 4 famiglie distrutte. Questo è tutto.